Ben ritrovati qui sulle fonti TV, questa giornata così importante dedicata alla donna, come sapete, quindi oggi le fonti ha deciso di dedicare un'intera maratona televisiva proprio agli argomenti incentrati soprattutto con un focus sulla donna. E in questo spazio televisivo ci colleghiamo proprio in questo momento con Alan Friedman, che saluto e ringrazio innanzitutto per essere qui con noi oggi. Ciao Alan! Buongiorno e buona giornata internazionale delle donne a tutti. Grazie Alan. Dunque, io con te volevo farti due domande al volo. Innanzitutto volevo un attimo capire, ecco, visto che tu sei in Italia, ma ovviamente vivi soprattutto anche in America, e qual è, che punto è la donna, diciamo, un confronto tra quella che è la cultura italiana e quella è la cultura americana dal punto di vista naturalmente della parità di genere? Ecco, se ci puoi dire a che punto è, cosa manca in Italia, se c'è qualcosa, insomma, che bisogna fare di più verso questa direzione. Beh, negli Stati Uniti d'America abbiamo Kamala Harris, la prima donna vicepresidente del paese, prima donna di colore addirittura. Quindi abbiamo una grande vittoria per il role model delle donne. E abbiamo in Europa presidente Ursula von der Leyen, che è una donna forte, e abbiamo Christine Lagarde, una donna al timone della Banca Centrale Europea. E oggi al Parlamento europeo credo che Sassoli dà un benvenuto sia a Kamala Harris sia alla prima ministra di Nuova Zelanda, Jacinda, che è un grande modello per le donne. In Italia temo che la disuguaglianza di stipendi rimane un problema per le donne perché generalmente le donne guadagnano meno stipendio per lo stesso lavoro di un uomo e non c'è motivo. È solo un pregiudizio, è una discriminazione ingiusta e ci vogliono, secondo me, le leggi che, come in America, garantiscono la pari opportunità anche di stipendio, perché non c'è nessun motivo che una donna che svolge lo stesso ruolo di un uomo guadagni 20 o 30% in meno, o neanche 10% in meno. In questo c'è anche la questione della donna manager. In Italia, purtroppo, ci sono troppe poche donne manager. Io ricordo la mia vecchia amica che è stato commemorato in questi giorni, la Marisa Belisario, un grande modello di donna manager, la prima donna manager a Italtel. Oggi, se devo guardare sullo scenario dell'industria italiana, l'economia, non vedo tante donne alle posizioni di comando, purtroppo. Quindi c'è molto da fare ancora in Italia, sì. Grazie Alan, queste riflessioni insomma sono molto importanti e soprattutto condivisibili dal mio punto di vista. Un'altra domanda invece riguarda appunto, come sai, il nuovo governo Draghi, la pandemia si è insediato proprio in questo momento molto delicato in cui stiamo vivendo ancora la terza fase addirittura della pandemia. Bene, le donne ne hanno risentito tantissimo, soprattutto anche, parlo in particolar modo in Italia, con carenza già di investimenti strutturali, welfare. Ecco, secondo te il governo può fare qualcosa in più, quindi potrebbe fare qualcosa in più rispetto a quanto è stato fatto finora? Credo è necessario fare di più, senz'altro, e credo che Mario Draghi si rivelerà un femminista, un primo ministro che combatte per i diritti delle donne. E credo che il fatto che c'è stato un trambusto nella politica, particolarmente nel PD, su quante donne hanno ottenuto posti di rilievo sia un dibattito valido perché chiaramente anche qui a me non piace nella politica l'idea di quota rosa. Vorrei semplicemente che ci sono le donne che sono il 50% del Consiglio dei Ministri, non un terzo, ma la metà, come specchio della società. Le donne sono purtroppo sottovalutate. Mario Draghi, invece, secondo me, nel stesso modo in cui, secondo me, è un progressista sulle questioni sociali, sulle riforme, sui diritti delle donne, sull'economia verde, su questi temi di sostenibilità e di clima, secondo me Mario Draghi si rivelerà qualcuno, almeno mi auguro che farà qualcosa di più per garantire i diritti delle donne e anche, perché no, per combattere il femminicidio, che francamente è un'altra pandemia in Italia.
Grazie, grazie Alan per questo tuo intervento, me lo auguro anch'io naturalmente. Io do qualche minuto di, mando qualche minuto di pubblicità, ma invito i nostri amici di Le Fonti TV a restare qui con noi perché la maratona è ancora lunga. A tra poco.